Continuiamo oggi il viaggio alla scoperta dell'Infernetto, il quartiere in cui abito, vivo e lavoro. Quando abitavo a Toronto, quello che mi mancava di più erano dei posti come questo che vi faccio vedere oggi, dove poter andare durante una pausa a prendere un caffè, a incontrare degli amici e a scambiare quattro chiacchiere. Oggi vi porto allo Stephen Caffè, dove Stefano e Vanni riescono con la loro cordialità e con le loro prelibatezze a viziare tutto un quartiere. Seguitemi. Eccoci, siamo all'interno dello Stephen Caffè, il mio amico Vanni, che ha rubato un po' di tempo al suo lavoro. Grazie mille per la tua disponibilità, Vanni. E non c'è di che, benvenuti allo Stephen Caffè. Grazie, volevo farti solo qualche domanda. Da quanti anni siete presenti qui all'Infernetto? E diciamo dal lontano 2007, praticamente sono quasi 15 anni, sono 15 anni che siamo qui all'Infernetto e serviamo la popolazione dell'Infernetto. Ok, e cosa ti ha portato all'Infernetto? Perché avete scelto l'Infernetto? Beh, ci hanno fatto una proposta, sapevamo che c'era un locale libero insomma da gestire e abbiamo subito colto questa offerta e siamo arrivati qui a gestire un locale proprio a via Umberto Giordano, e dove poi è partito tutto quanto, io e il mio socio Stefano, e quasi fratello, e abbiamo cominciato questa avventura. Bene, bene. E infatti io ricordo che quando sono andato in Canada eravate ancora in via Giordano. Sono tornato e vi ho trovati in questa bellissima location. Dici un po' dove ci troviamo. Adesso siamo all'Infernetto, a via Giambattista Bazzani. Abbiamo cambiato location e qui ci troviamo molto bene e ci dà delle opportunità, diciamo, maggiori rispetto alla vecchia location. Sì, infatti abbiamo visto gli esterni, veramente un posto molto invitante. Da quanti anni vi occupate di hospitality, tu e Stefano? Beh, considera che io e Stefano ci conosciamo da molto tempo prima, insomma, di iniziare l'attività di commercio, e quindi io penso che sono un figlio d'arte, come Stefano anche da molto giovane, e abbiamo iniziato con i catering, insomma, a lavorare insieme presso dei pubblici esercizi, e quindi questa amicizia ha fatto sì che poi continuasse a dare ospitalità a tutta, insomma, a questa zona, insomma. Bene, bene. E se ci dovessi raccontare un episodio bizzarro che vi è capitato? Ah, beh, guarda, di episodi bizzarri qua ce ne sono tantissimi, ne vediamo tutti i giorni, ma uno in particolare che è capitato poco tempo fa, era un cliente che mi ha chiesto un cornetto dolce con la marmellata scura e con una fetta di prosciutto, che sicuramente, prosciutto crudo, che sicuramente in Canada, Armando, poteva essere un'ottima colazione, ma qui, in Italia, ecco. Ma qui in Italia è una cosa molto insolita, non si chiede proprio mai. Mi raccomando. Fidatevi dei consigli di Stefano e di Vanni, che sono dei veterani. Per quanto riguarda invece la comunità, come la trovate? Cioè, qual è il tipo di cliente che viene qui a cercare un momento di pausa, una parola amica, un sorriso? Beh, guarda, tutta la nostra clientela, comunque la comunità dell'Infernetto in generale, in più larga scala, diciamo, è molto molto calorosa, diciamo, ci sono molte persone amiche che capiscono le esigenze comunque lavorative e altrui, e devo dire la verità, siamo molto soddisfatti, diciamo, e contenti di aiutare le persone sia in quei piccoli momenti giornalieri, che possa essere un semplice caffè e un pranzo veloce, anche adesso da poco tempo a questa parte abbiamo introdotto anche la ristorazione, quindi dei piatti anche più particolari, e quindi ci fa molto piacere che la nostra clientela corrisponde, diciamo, a questa cosa. Allora possiamo in pratica dire che si tratti di colazione, di un pranzo veloce, di un aperitivo o della cena, qui abbiamo modo
di accontentare anche i palati più ricercati, giusto? Esatto, lavoriamo un po' a 360 gradi, dalla caffetteria della mattina al pranzo veloce e ristorazione, tra virgolette, apericene, aperitivi, apericene, e poi a breve apriremo anche il canale della ristorazione serale, come facciamo comunque normalmente tutte le estate, che allunghiamo l'orario e quindi la gente apprezza la nostra cucina. Infatti, quando io abitavo in Canada, lo stavo dicendo prima, avevo proprio, sentivo la mancanza di un posto di questo genere. Loro hanno fuori, come abbiamo potuto vedere, un bellissimo, una bellissima zona scoperta con un giardino pubblico di fianco, che veramente ti fa sentire come se fossi in una bolla dove diciamo c'è quella serenità, quel tempo rallentato, e in modo da poterti godere una pausa pranzo senza dover correre, anche se loro sono veramente molto efficienti e riescono in poco tempo a farti entrare, mangiare, prendere un ottimo caffè, un dessert e andare via, giusto? Esatto, okay. Esatto. Il tipo di menù tipico che si trova qual è? Beh, diciamo, noi partiamo dall'antipasto di mare, perché insomma ci piace essere specializzati soprattutto sulla linea del pesce, quindi un bel antipasto di mare, sotè di cozze, polpo con le patate, insalata di mare, insomma i polipetti alla luciana sono le nostre anche specialità. Con cavalli di battaglia. Cavalli di battaglia, come ad esempio un bel pacchero con granseole e fachino, una linguina all'astice o addirittura uno spaghetto alle vongole. Stai facendo venire fame. È il nostro scopo questo, è il nostro intento, è come il diavolo tentatore armato. Esatto, no, devo dire che da loro ho trovato anche la soluzione nel momento in cui ho voluto fare un pensiero per le festività, per esempio di Natale. Adesso sta arrivando anche Pasqua, quindi sono sicuro che vi inventerete qualcosa. Hanno un'ottima carta dei vini. Qual è la selezione? Cioè, come vi orientate nella migliaia di qualità che ci sono nelle offerte, per esempio, dei vini? Beh, noi ci facciamo consigliare comunque dai nostri partnership, e quindi anche la carta di vini diciamo ci aiuta tantissimo il nostro enologo, che ci riempie le vetrine, e poi ovviamente c'è anche l'assaggio e possiamo decidere se inserirlo o meno nella nostra carta di vini. Beh, insomma, un'attenzione particolare a quella che poi sarà la soddisfazione del cliente finale. Ti ringrazio per il tuo tempo. Se possiamo ripetere dove ci troviamo, siamo al centro commerciale Columbia, a due passi dalla Cristoforo Colombo. L'indirizzo e come possono magari trovarti, non so, sui social o comunque il tuo telefono. Esatto, è via Giambattista Bassani, numero 21/23, e su social possiamo Stivan Caffè, postare Stivan Caffè su Instagram e anche su Facebook. Bene, tanto giù io poi metterò nei commenti, anzi nella descrizione, il loro indirizzo e tutti i loro recapiti. Ti ricordi come ci siamo conosciuti? Guarda, io mi ricordo che avevamo un localetto lì a via Umberto Giordano, come ripetevo poc'anzi, e Armando si trovò, diciamo, per caso con un cliente, perché lui è un veterano di questa zona e noi nel 2007 già l'abbiamo trovato qui, che lavorava, insomma, nel territorio. Mi dava da fare. Si dava molto da fare, anche okay, perché era un territorio molto vergine, infatti c'erano pochi locali commerciali, ma anche poche unità abitative, mi ricordo, sì, Armando, sì, vero? Sì, sì, sì. Quartiere in crescita. È passato da 4.000 a 40.000 abitanti nel giro di 10 anni. Esatto, era un quartiere molto in crescita, e Armando all'epoca, che mi ricordo questa cosa, venne a trovarci per un caffè con un cliente, e noi l'abbiamo, diciamo, accolto l'abbiamo fatto stare grazie bene a lui e al suo ospite. Io invece ho un ricordo particolare di Stefano e di Vanni, qui presente. La mattina di dopo Natale mi chiamarono dicendomi che avevo vinto il cesto che era abbinato alla lotteria, alla estrazione del lotto sulla ruota di Roma. E devo dire, ne ho veramente un bel ricordo, veramente. Sì, sì. Quindi che si tratti di un caffè al volo, di una pausa pranzo o di una cena più strutturata, qui allo Stivan Caffè potete essere certi di non incorrere nel rischio di una brutta esperienza.
Allora vi aspetto per un caffè. Ciao, grazie Danny. Grazie a voi. E salutaci Stefano. Ovviamente che adesso sta lavorando e non può stare qui con noi. Ciao, al prossimo video.